Il brano Imagine è composto da due parti fondamentali, una prima parte detta A e una seconda parte detta B, o ritornello. Come vedete nella slide, queste due parti si susseguono secondo un preciso ordine, e cioè A, poi di nuovo A, B, A, B. Nella sezione A, che corrisponde alla prima strofa del brano, troviamo i seguenti accordi che sono indicati qui nella slide attraverso delle sigle. Ricordiamo che la C equivale all'accordo di Do maggiore, la F di Fa maggiore, la D con la M minuscola è Re minore e la G rappresenta il Sol maggiore. Vi faccio notare ancora, prima di cominciare a studiare il brano, che ho inserito all'interno di una parentesi dei trattini. Come vedete nel primo accordo, in alto a sinistra, quindi accordo di Do maggiore, all'interno ci sono quattro trattini che stanno appunto ad indicare che l'accordo bisogna appunto ripeterlo per quattro volte, con quattro pennate. Ripassiamo velocemente gli accordi prima di cominciare a studiare il brano. Cominciamo appunto da Do maggiore che si ottiene premendo con il terzo dito la prima corda del terzo tasto. Per ottenere invece l'accordo di Fa maggiore basterà premere con il primo dito la seconda corda del primo tasto e con il secondo dito la quarta corda del secondo tasto. Ricordo che le corde si contano sempre dal basso verso l'alto. Per ottenere l'accordo di Re minore basterà premere con il primo dito la seconda corda del primo tasto, con il terzo dito la terza corda del secondo tasto e con il secondo dito la quarta corda del secondo tasto. Per ottenere invece l'accordo di Sol maggiore, premeremo con il primo dito la terza corda del secondo tasto, con il secondo dito la prima corda sempre del secondo tasto e con il terzo dito la seconda corda del terzo tasto. Bene, adesso cominciamo a studiare la prima parte del brano, la sezione A, che è caratterizzata dai seguenti accordi. Quindi avremo Do maggiore che suoneremo quattro volte, poi Fa maggiore quattro volte e così via fino alla fine, fino all'ultimo accordo che è Sol maggiore. Pronti? Via! Bene, iniziamo pian pianino ad esercitarci con gli accordi della prima sezione che coincide con la prima strofa del brano. Quindi primo accordo è Do. Per ogni accordo quindi faremo quattro pennate. Quindi primo accordo abbiamo detto con il terzo dito sul terzo tasto prima corda. Pronti? E poi andrò avanti con gli altri accordi. 1, 2, 3, 4. Do, 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 do. La sezione A si suona per due volte e dopo arriverà la sezione B, che corrisponde al ritornello.
Come vedete nella diapositiva, la sezione B è caratterizzata da tre accordi: Fa maggiore, che suoneremo due volte, Sol maggiore, sempre due volte, e Do maggiore, che suoneremo per quattro volte. Questa sequenza, Fa maggiore, Sol maggiore, Do maggiore, la dobbiamo ripetere, come vedete nella diapositiva, per quattro volte. E adesso arriviamo alla sezione B, che corrisponde alla terza strofa. Quindi nella sezione B, come potete notare nel prospettino che ho fatto nella slide precedente, ogni accordo dobbiamo suonarlo per due volte. E la sequenza degli accordi è formata dal Fa maggiore, quindi da suonare due volte, poi Sol maggiore, poi ci sarebbe Do maggiore da suonare due volte e infine Mi maggiore da suonare due volte. Ma siccome quest'ultimo accordo è un po' complicato da suonare sull'ukulele, perché prevede un barré nel quarto tasto e in più appunto con il terzo dito bisognerebbe premere la prima corda del settimo tasto, è un po' complicato, allora ho introdotto questa modifica, e cioè faremo in questo modo: l'accordo di Fa maggiore due pennate, l'accordo di Sol maggiore due pennate, e invece poi faremo l'accordo di Do maggiore quattro pennate. Quindi questa sequenza Fa, Sol, Do la ripeteremo per quattro volte, corrispondenti ai quattro versi. Quindi comincio con l'accordo di Fa. 1, 2, 3, 4. Fa, Sol, Dopo aver imparato a suonare gli accordi della sezione A e della sezione B, si può dire che avete imparato a suonare il brano. Bisogna suonare quindi queste due sezioni secondo il seguente ordine, che corrisponde alla struttura del brano: A, A, B, A, B. Dopo aver studiato le varie sezioni, siamo finalmente pronti per suonare l'intero brano. Buon divertimento! Living for today. Ooh, ooh, ooh.
sound, sound, sound.